Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica video dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco e in questo nuovo episodio parleremo della localizzazione nei videogiochi, ovvero della mancata in realtà localizzazione di alcuni degli ultimi videogiochi usciti nel corso di questa prima parte del 2017, che ha fatto molto discutere sul web e molto arrabbiare, soprattutto in riferimento al nostro paese. Sicuramente i due casi più eclatanti di cui anche i meno informati avranno sentito l'eco sono quelli di Torment Tides of Numenera e quello di Mass Effect Andromeda, molto più risonante proprio perché in realtà i primi tre capitoli di Mass Effect erano doppiati in italiano. Ma prima di tutto facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire qual è la differenza tra la traduzione in italiano e la localizzazione, come nel caso di un videogioco. Per la definizione mi servirò di quanto riportato in un vecchio articolo di Lega Nerd sull'argomento, che comunque vi lascio in descrizione qui nel video, che dice che la localizzazione è un nome femminile e sta nel trovare con precisione il punto in cui avviene o si trova qualcosa. Esempio, stabilire la localizzazione delle forze nemiche. Nel caso della localizzazione linguistica, il termine indica la ricerca della miglior trasposizione possibile del testo o audio in base alle specifiche peculiarità della lingua e del paese per la quale ci si rivolge. Si discosta dalla semplice traduzione in quanto è molto più specifica e specializzata e deve tenere in considerazione tutta una serie di variabili sociali, culturali e di costume che potrebbero altrimenti essere ignorate. Dovrebbe risultarvi anche abbastanza semplice capire come appunto diverse lingue siano non soltanto strutturate in modo differente a livello grammaticale, ma anche di veri e propri significati che a volte determinati usi delle parole assumono. Pensate, non so, al nostro modo di dire, ormai comune nella prassi, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Sicuramente non bisognereste, almeno spero per voi non lo facciate, di dire a un inglese don't say cat if it isn't in the sack, non è proprio un qualcosa di corretto. Io dubito che in Inghilterra lo usino. Avranno una forma simile che, se non ricordo male, c'entrava qualcosa con le galline e faceva altrettanto ridere se traslitterate in italiano. Quindi ogni lingua ha dei propri modi di dire, ha delle proprie references, no? Dei riferimenti culturali, sociologici, che non possono essere tradotti letteralmente dall'inglese all'italiano, al cinese, al giapponese e via dicendo. Quando parliamo di localizzazione dei videogiochi abbiamo a che fare con opere molto verbose, no? Che possono anche arrivare a decine, centinaia di ore di dialoghi da dover tradurre nei sottotitoli o anche soltanto per quanto riguarda il doppiaggio, con un lavoro ancor più pesante, che dunque rappresentano anche dei costi esosi per le software house. Dov'è dunque il problema nel comprendere che semplicemente talvolta i costi del doppiaggio o semplicemente della localizzazione di sottotitoli in italiano possono essere molto più esosi rispetto al guadagno che una software house può realmente ricavare dalla vendita di quel prodotto in Italia? Sono semplicemente la causa della mancata localizzazione. Bene, ho spulciato parecchio tra forum, commenti nei siti, commenti nei video, commenti sui social network da parte di gente furiosa per la mancata localizzazione nello specifico di questi due giochi, ma poi è un qualcosa che si riverbera e continuerà a riverberarsi anche per molte altre produzioni probabilmente, e ho fatto, diciamo, una scaletta di quelli che sono i motivi per cui la gente in media si incazza per la mancata localizzazione in italiano. Il primo motivo è davvero quasi sociologico, ovvero l'Italia, comunque gli italiani, sono, non per loro colpa talvolta, un paese molto più chiuso rispetto ad altri nella comprensione, nell'accettare un prodotto di intrattenimento in inglese, comunque nella sua lingua originale. Questo avviene per diversi motivi. Il primo motivo è senz'altro che siamo un paese in realtà molto nazionalista, anche se ci piace sempre lamentarci di noi stessi, lamentarci con noi stessi, ma in fondo tutti gli italiani più o meno pensano di essere un po' più bravi di tutti gli altri. Nelle nostre scuole non viene insegnato poi così bene l'inglese, o comunque non ci vengono date, fin da quando siamo piccoli, delle basi linguistiche di un'altra lingua, che sia l'inglese o che ne sia un'altra, l'inglese sarebbe meglio probabilmente visto come gira il mondo,
tali da poter comprendere da soli, senza uno studio un po' più approfondito, senza fare dei corsi, senza viaggiare, andare all'estero, cercare di capire questo linguaggio, appunto, determinati prodotti, fruirli in inglese. È molto più comodo sicuramente fruirne in italiano, ascoltare o comunque leggere in italiano e non in un'altra lingua. Di conseguenza molti italiani si adagiano sugli allori e dicono che a conti fatti la loro lingua è una lingua nobile, è una lingua molto più bella rispetto ad altre, che sono argomentazioni soggettivamente condivisibili, ma oggettivamente no. E badate, non si tratta di qual è la lingua più parlata del mondo, che non è assolutamente l'italiano. Ovviamente l'inglese, il francese, lo spagnolo se la giocano molto meglio, anche il cinese rispetto all'italiano, però l'italiano ad esempio è messo meglio del tedesco, eppure in Germania vengono tradotti spesso, quantomeno nei sottotitoli, tutti i videogiochi, cosa che da noi non succede. Forse perché in quel posto, in Germania, il mercato videoludico è da sempre molto più forte e molto più attivo che non da noi, ovvero è molto più attivo nel senso di persone che pagano per i videogiochi, persone che sviluppano videogiochi, una cultura diversa in relazione a quello che è il medium videogioco. Devo dire che mi sono divertito parecchio tra le varie esilaranti uscite che leggevo nei commenti, nei forum, da parte di gente inferocita per la mancata traduzione in italiano di un gioco piuttosto che di un altro, facendo addirittura riferimento ai romani, no? E al latino, a tutta quella che può essere l'importanza del Sacro Romano Impero e di quello che è l'eredità culturale che l'Italia, come no, geograficamente, come popolo del quale noi dovremmo essere discendenti, o comunque loro si sentono molto direttamente discendenti, pur non parlando più in latino e pur non avendo più Cesare e Cicerone, ma Razzi e Di Battista da queste parti. Comunque non è questo il punto, ce ne sono di molto divertenti che perdono il filo del discorso. E il filo del discorso è che semplicemente non siamo per niente abituati ad ascoltare una lingua che non sia l'italiano. Questo però è sbagliato ed è un limite enorme che soprattutto i più giovani non devono avere e non devono accettare. Questo limite nasce talvolta da delle facilitazioni che magari la nostra cultura ha cercato di creare nella fruizione dell'entertainment in italiano, dove, se ci pensiamo, tutti i film, le serie TV, ma anche i documentari sono doppiati. Senza nulla togliere a quella che ovviamente è un'ottima scuola, forse la miglior scuola di doppiaggio al mondo, ovvero quella italiana, dove però c'è una lobby di doppiatori, la chiamo lobby perché comunque è molto chiuso come ambiente, che sono molto bravi, molto capaci, ma sono sempre loro da quasi 30 anni e le loro voci, a dirla tutta, a me personalmente hanno un po' stufato, perché li ritrovi in tanti ruoli diversi con lo stesso timbro vocale, la stessa interpretazione, non sai mai se è, non so, faccio un esempio a caso, Harrison Ford o Sylvester Stallone che sta parlando. E questo crea anche un attaccamento nei confronti di un determinato modo di fruire, di capire determinati personaggi, che cambia totalmente, radicalmente, quando vediamo la loro interpretazione con la loro voce originale in inglese. Motivo per cui, per quanto io non dica assolutamente a nessuno di non guardare contenuti in italiano, ma consiglio a tutti, visti i mezzi che abbiamo a disposizione oggi, se si conosce, si guarda un film o una serie televisiva in italiano e la si riguarda magari una seconda volta, di provare ad ascoltarlo in lingua originale con magari sottotitoli per comprendere meglio, ma per capire anche sfumature di quella che è l'interpretazione degli attori, che invece con il doppiaggio vengono talvolta perse. E quindi tutto questo discorsone era per dire cosa? Era per dire che non c'è bisogno di infervorarsi, di arrabbiarsi così tanto, di fare petizioni online, di boicottare l'acquisto di un gioco che invece magari ci piace, ci interessa, che fa parte di una saga che ci ha affascinato e che vorremmo continuare a giocare solo perché non è doppiato e o sottotitolato in italiano. Perché storicamente, fino a due generazioni fa, quando i videogiochi non erano ancora così un fenomeno pop e non ci giocava anche la mia bisnonna, pochi videogiochi erano doppiati in italiano. È stata la generazione PlayStation 3, Xbox 360 che ha portato ancora nuovo pubblico ad avvicinarsi ai videogiochi, con tante produzioni a medio-alto budget nei quali era incluso anche il doppiaggio e spesso il sottotitolo in italiano. Ma non è sempre stato così e non sta scritto da nessuna parte che debba essere così. Tanto più perché, se io sono uno sviluppatore e so che per doppiare un videogioco in italiano spendo 2 e dalle vendite in Italia ricavo 1, non ha senso che io lo doppi.
Quindi il mio consiglio è di guardare l'altro lato della medaglia e prenderlo come un'occasione, magari il mancato doppiaggio, il mancato sottotitolo in italiano, per imparare un po' meglio l'inglese in modo divertente, giocando a un gioco che vi piace, fruendo di un contenuto che vi appaga, fosse un film, un videogioco, qualunque cosa, invece di vederlo come un limite, vederlo come un qualcosa in più. So che sembra un discorso molto buonista e vabbè, accontentiamoci di quello che ci arriva e non facciamo troppe storie. Non è proprio così. C'è bisogno di andare un po' oltre quelli che sono i limiti, e quello linguistico è un limite enorme, a mio avviso, dell'Italia, e è un limite che mi fa paura sia così tanto radicato anche tra i più giovani, che hanno molti mezzi a disposizione rispetto a quanto non ne avevano magari 30 anni fa, per imparare in maniera semplice, divertente, non mettendosi lì piegati sui libri a scuola, anche una nuova lingua. Volendo si potrebbe parlare ancora per ore e ore della localizzazione, dei doppiaggi e di tutto quello che riguarda gli idiomi nell'entertainment, nei videogiochi e in tantissimi altri settori, però per esigenze di tempo, perché altrimenti nessuno guarderà questo video fino in fondo, quantomeno, direi che la chiudo qui e spero che il mio parere sia condivisibile questa volta e non divisivo come spesso accade anche da molti di voi, per molti di voi. Anche per questa puntata di Gamecast è tutto, noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo episodio e un nuovo topic. Se la pensate come me o non la pensate come me, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti qui sotto al video, leggete il magazine e seguiteci sui nostri canali social, Facebook e i canali YouTube di Lega Nerd. Se volete invece seguire me personalmente, trovate qui in alto, in basso, a destra o a sinistra, comunque da qualche parte, tutti i miei riferimenti social. Quindi per questa puntata è tutto e ci vediamo alla prossima.